Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi con gli attaccanti andiamo a chiudere quella che è la top ruolo per ruolo uscita fino ad ora su FIFA 22. Qui, più che la precisione solita di quello che sono i miei parametri personali nella valutazione, sui quali poi andiamo a dibattere nei commenti, che comunque rimane, ci tengo a fare un'altra premessa. È chiaro, in questo video vedrete dei giocatori che magari al momento vi sembrano irraggiungibili, cosa che comunque più andiamo avanti nel gioco andrà sempre più a diminuire, ma questo perché tra quella che è la fascia dei giocatori top e quella che è la fascia dei giocatori intermedi, secondo me non c'è un vero e proprio livellamento. Quindi o andate su una fascia base o ci sono praticamente i giocatori top, non ci sono dei giocatori che sono delle vie di mezzo, ecco, sotto questo punto di vista qui. Quindi ci andiamo a vedere quelli che sono secondo me al momento i migliori 10 attaccanti e mi raccomando poi parliamone nei commenti, perché anche tra i top c'è da fare delle belle distinzioni che magari non metteranno d'accordo tutti. Passiamo subito sul primo giocatore. Primo giocatore, e ci tengo a dire che in questo caso tutti i player che vedrete sono in ordine di mio gradimento, quindi non sono raggruppati per campionato ma sono in classifica, è Kylian Mbappé. Quello che secondo me è assolutamente il GOAT tra tutti, da prima punta o anche da seconda punta, comunque come ATT, per mille motivi, ossia che è tremendamente veloce, è probabilmente uno dei pochi che va via velocità in campo aperto ai difensori avversari, è tremendamente agile, nonostante la CPU, il raddoppio eccetera eccetera, il suo baricentro basso gli permette di poter andare praticamente a rimbalzare sugli avversari e mantenere il controllo del pallone. In più parliamo di un giocatore che ha 5 di stelle skill e 4 di piede debole, quindi permette anche di poter avere quel guizzo di imprevedibilità là davanti che non fa assolutamente mai male. È chiaro, poi statistiche che insomma si commentano abbastanza da sole, parliamo di un giocatore che è velocissimo, ha un ottimo tiro, ha anche dei buoni passaggi, vi dicevo agilità 92, forza 77 che non lo appesantiscono minimamente, e Kylian, dopo aver provato veramente tutte quelle che sono le 4 carte oro principali, che spoiler troverete all'interno di questo video, è sicuramente quello che porta lo scettro di miglior attaccante di FIFA 22. Così come un altro giocatore che merita di stare tutta la vita al secondo posto è Lionel Messi. Questo è veramente clamoroso, non mi aspettavo di ritrovare un Messi così decisivo su FIFA dopo quello probabilmente di FIFA 20, che forse è stato l'ultimo utilizzabile a livelli alti. 4-4, piede sinistro ovviamente, un work rate che non brilla proprio perché quel normale basso è un po' così e così, ma questo qua può fare qualsiasi ruolo, può fare il trequartista, può fare l'esterno, può fare la prima punta, la seconda punta, in base a come ve lo volete girare questo va che è un amore. In particolare si boosta benissimo con lo speed boost L1 più corsa, che vedrete nuovamente sul canale a breve insieme ai nuovi speed boost di quest'anno in un tutorial. Ha un tiro fenomenale, in particolare tiri a giro e i tiri di potenza sul primo palo entrano che è una meraviglia con Messi. È agilissimo, quindi nonostante non abbia le 5 skill può tranquillamente girarsi di micromovimenti, di dribbling agile contestuale fatto manualmente con appunto il tasto apposito, si gira benissimo con i drag back, quindi è veramente una carta pericolosissima per gli avversari. Poi non ve lo sto neanche a dire che ha dei passaggi fenomenali, quindi playmaking, può fare il falso 9 magari nel 4-2-2 che vi ho portato per lanciare in porta la punta più veloce, come vi dicevo agilità 91, equilibrio 95, qui ancora più baricentro basso, quindi veramente questo non cade quasi mai, il controllo del pallone ce l'ha sempre lui, forza 69, quindi questo appunto va effettivamente a rafforzare ancora l'estrema agilità del buon Messi, che si piazza per me al secondo posto. Al terzo posto si piazza Neymar. Si piazza Neymar un po' a sorpresa, perché questo non è il miglior Neymar degli ultimi anni. È un 5-5 ovviamente. Il suo problema tremendo è la potenza tiro, però onestamente io l'ho preferito a quell'altro giocatore che vedremo a breve di una squadra di Manchester, perché appunto è più agile, è un po' più piantato per terra, nel senso che non si fa spostare facilmente, visto che comunque di equilibrio è 84 e non è altissimo. Dicevo, è agilissimo, dà imprevedibilità con la quinta skill di piede debole, che quindi può tirare sia di destra che di sinistro senza alcun tipo di problemi. E Neymar io lo piazzo e lo colloco al terzo posto. Adesso la domanda qui potrebbe essere: ma se io devo prendere un top, chi vado a prendere? La risposta è discretamente facile, nel senso che
Qui in questo caso, se si hanno i soldi per prendere magari un Messi e un Neymar, io preferirei fare una scelta di questo tipo magari che prendere solo Mbappé, perché come diceva una nota pubblicità, two is meglio che one, quindi sì, Mbappé che traina la baracca da solo, però meglio sempre avere più di un giocatore che vi può fare la differenza. E al quarto posto, addirittura a sorpresa, non c'è quel giocatore portoghese, ma c'è Son, raga, perché Son? C'ha 4 di skill e 5 di piede debole, cosa che il nostro amico da Madeira non ha. E in più sto Son è una carta estremamente estremamente forte. Anche lui va molto bene via in velocità, ha un tiro clamoroso, ha dei buoni passaggi, ha un buon equilibrio e una buona agilità. Questo qua in particolare all'interno dell'area di rigore mi è piaciuto tanto. E poi sto Son, sapete che cosa c'ha che il nostro amico di Madeira non ha? Nonostante li abbiano patchati, ha un ottimo tiro a giro. Quindi questo qua è un fattore che me l'ha fatto preferire, oltre che quel 5 di piede debole dà imprevedibilità all'interno dell'area di rigore quando la CPU e l'avversario non sanno se marcare il destro o il sinistro. Però giustamente quello che ho valutato che gioca a suo favore è anche il rapporto qualità-prezzo, perché poi ovviamente il nostro amico da Madeira, come vi dicevo, non possiamo che andarlo a piazzare ovviamente quando parliamo di migliori attaccanti del gioco, anche se come il discorso per Neymar, non parliamo di uno dei migliori Ronaldo degli ultimi anni, ha subito un lieve downgrade per quanto riguarda alcune statistiche rispetto agli anni passati, oltre che di overall, però comunque parliamo di un giocatore che è clamoroso e probabilmente uno degli unici che quando tira la porta la spacca. Il problema è arrivare a far tirare sto Ronaldo che pecca un po' in quanto mobilità all'interno dell'area di rigore, quel 74 di equilibrio si sente, vi assicuro, spesso e volentieri inciampa anche se il difensore soffia come soffiava il lupo sulla la casa dei tre porcellini, quindi Ronaldo bene, ma non benissimo, come si suol dire in questi casi. Poi abbiamo Mané, un ottimo giocatore, un esterno veramente di alta fascia, ma che può tranquillamente ricoprire il ruolo di punta. Sempre per il discorso di giocatore che è estremamente rapido, va via in velocità, è pericoloso, nonostante non abbia il tratto del tiro a giro, è un giocatore che onestamente mi è parso tirare veramente bene con questo tipo di conclusione. Ha un buon tiro, discreti passaggi, è agilissimo. Anche qui abbiamo 88 di equilibrio, quindi rispetto a giocatori che abbiamo visto in precedenza, un altro fattore che gioca a suo vantaggio. Questo io lo preferisco quest'anno a Rashford che c'ha 5 di skill ma gli hanno abbassato il piede debole ed è veramente un pezzo di tronco, quindi vi spoilero che Rashford non troverà posto all'interno di questa top 10. Posto che invece occupa con dignità il solito Bale Yedder che quest'anno ritorna alla ribalta, visto che giocatori bassini e agili come lui, come Dalglish, come Butragueño, ma vi ricordo che in questi video vedrete solo carte oro o if o carte poco speciali, non Icon e Heroes, per quello poi arriveranno le tier list. 4 di skill e 5 di piede debole per Wissam. Onestamente è anche abbastanza rapido, anche se è più un giocatore da far giocare all'interno dell'area di rigore per girarsi e calciare. Ha un ottimo tiro, passaggi un po' così, è quello che lo premia, è l'estrema agilità unito ad un ottimo equilibrio e reattività. Quindi anche in questo caso stiamo parlando di un giocatore veramente sensazionale, che per quello che costa e per la possibilità che ha di essere ibridato essendo francese è veramente qualcosa di incredibile. Abbiamo parlato di Ligue 1, abbiamo parlato di Premier League, abbiamo parlato di praticamente due dei principali campionati. Non posso non parlare di quello che è la Serie A. Serie A dove è proprio lì, diciamo che manca la punta di diamante, sia nel reparto offensivo, però io mi sento di inserire quelli che sono due giocatori. Il primo è Victor Osimhen nella sua versione IF, perché è veramente un cavallo puro sangue di razza. E diciamo una sorta, esagerando, c'ha cioè 3 di skill, è un bufalo. Però è una specie di Ronaldo perché comunque è molto alto. Come potete vedere, c'ha 1,70, c'ha 72 di equilibrio, 81 di agilità. Quindi non è proprio il giocatore più mobile. Però per lanciarlo in profondità, servirlo con i filtranti in una Serie A, Osimhen, io lo preferisco a diversi giocatori. Così come invece mi piace onestamente tra i vari, tra virgolette, buggati, il buon Lautaro Martinez, il toro, che nonostante sia un po' un cinghialotto a livello di body type e abbia anche 84 di forza, la cosa un po' lo rende goffo, è comunque una carta molto molto buona, perché comunque è discretamente rapido, ha un buon tiro anche se si porta dietro il problema della potenza, è abbastanza agile, ha equilibrio, reattività, quindi
è comunque un giocatore che in una Serie A, attenzione a lei, visto quella che è la carenza, vi ripeto, in una Serie A, a meno che al momento non piazzate di Natale, o esce una carta clamorosa o c'è veramente la moria delle vacche. Però diciamo che Osimhen e Martinez possono bene o male dibattersela. A concludere, diciamo, una menzione speciale in quella che è la fascia intermedia di attaccanti di una Premier League tra i vari Werner, eccetera, eccetera, io piazzo Aubameyang, perché alto, può fare pure un buon gioco di testa, ha lo stesso work rate un po' esotico di Messi, è un 4-4, va via in velocità da cavallo puro sangue anche lui, ha un ottimo tiro. Qui pecca un po' quello che è il discorso sull'agilità e l'equilibrio, però per quello che costa, diciamo, come attaccante per poter fare un upgrade magari a vari Jesus, eccetera, eccetera, che onestamente si portano dietro il problema del piede debole che vi dà poca imprevedibilità, io questo Aubameyang non l'ho disprezzato, ecco, l'ho provato inizialmente quando avevo una squadra ancora un po' più così e non mi è assolutamente pesato doverlo giocare. Quindi, ragazzacci, con quest'ultimo video sui migliori giocatori attualmente si conclude l'analisi un po' sui vari reparti di FIFA 22. Vi ricordo in descrizione i vari link per poter andare a vedere appunto le live giornaliere sulla piattaforma Viola o interagire con i vari partners. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Un saluto dal vostro Liberoschi. Ciao ciao.